Buonasera, 18:31 è il momento dell'informazione su TV 2000. In apertura c'è la questione vaccini, tema spinoso che preoccupa genitori e presidi. Lunedì scade il termine per presentare i certificati alle scuole. Si stima che sarebbero circa 50.000 i bambini non in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Sentiamo Caterina Dall'Olio. Il termine del 10 marzo per vaccinare i propri figli è scaduto e da lunedì i cancelli di asili e scuole materne rischiano di rimanere chiusi per i piccoli non in regola. Multe invece fino ai 500 euro aspettano dietro l'angolo le famiglie dei ragazzini non regolarmente vaccinati iscritti alla scuola dell'obbligo. Questo è lo schema di base che secondo le stime dovrebbe coinvolgere più o meno 50.000 bambini solo al nido e alla materna. E al termine perentorio di oggi dichiarano di doversi attenere anche i direttori scolastici, presi tra incudine e martello perché, anche se la legge parla chiaro, le regioni stanno comunque procedendo in ordine sparso. C'è infatti chi considera i termini scaduti oggi, chi legge nell'ultima circolare di istruzione sanità emanata il 27 febbraio una mini proroga a fine mese e chi, come la Lombardia, non sa che pesci pigliare. L'assessorato al welfare infatti ha fatto sapere che le scuole dovranno inviare entro il 20 marzo gli elenchi degli inadempienti alle ASL, al cui personale occorrerà altro tempo per verificare ogni singola situazione. L'ufficio scolastico regionale lombardo fissa quindi l'esclusione da nidi e materne a partire dal 20 marzo, ma il comune di Milano ribadisce che da lunedì non si entra. Insomma, il caos. Situazione difficile anche in Friuli Venezia Giulia e in Basilicata. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, i conteggi provvisori ci dicono che l'aumento delle coperture vaccinali si aggira intorno al 2,5% per l'esavalente e al 6% per il quadrivalente. L'effetto che dovremmo raggiungere, ovvero quello dell'immunità di gregge, si attesta sul 95% degli studenti. E allora tra pochissimo sentiremo che cosa succederà ai bambini che si presenteranno lunedì a scuola. Abbiamo sentito l'Associazione Nazionale dei Presidi, però lo sentiremo fra poco. Noi intanto andiamo avanti con la politica perché è tempo di proposte e sondaggi più o meno pubblici. Dopo il no del Partito Democratico alla Lega proseguono le prove di intesa tra i vari schieramenti e mentre centrodestra e Movimento 5 Stelle rivendicano la primogenitoria, Beppe Grillo a sorpresa coglie l'attimo e lancia la candidatura di Torino alle Olimpiadi invernali del 2026. Marco Burini. Per ora è tutto scritto sulla sabbia per recuperare la metafora di Beppe Grillo. Il patriarca del Movimento 5 Stelle si è divertito a mescolare percentuali e partiti sulla spiaggia di Ventimiglia per mostrare che, comunque la si giri, una maggioranza non c'è e alla fine sarà Mattarella a doversi inventare qualcosa. In effetti i numeri per formare un governo non ci sono, ci sono piuttosto trattative. I 5 Stelle, forti del loro primato, stanno al centro della scena e mentre elaborano un piano economico e inquadrano i neoeletti, dettano le condizioni. Abbiamo chiesto a tutti responsabilità per far partire un governo presieduto dal candidato premier del Movimento 5 Stelle. Il capo dello Stato ha una grande sensibilità e ha richiamato tutte le forze politiche al senso di responsabilità. Prendere o lasciare, insomma. Ma per ora ognuno resta sulle sue. Nel PD prevale la linea di resistenza. Nardella, sindaco di Firenze vicino a Renzi, segretario uscente, sostiene che allearsi con i 5 Stelle o con la Lega è impensabile. Passeremmo dal 18 all'8%. D'Alema di Liberi Uguali, invece, sostiene l'esatto contrario. Il centro-sinistra deve confrontarsi con loro. L'opposizione non ha senso. Ma anche Fedriga della Lega esclude un'alleanza con i grillini per incompatibilità politica. Renato Brunetta di Forza Italia invece prova a far uscire dall'isolamento il partito di Berlusconi e apre sia a PD che a 5 Stelle con un dialogo sulla presidenza delle Camere. In effetti il 23 marzo si riunirà per la prima volta il nuovo Parlamento che per prima cosa dovrà eleggere i presidenti di Camera e Senato. Da quel momento le cose saranno un po' meno sabbiose, forse. E la prova del raggiungimento di un accordo che permetta la formazione di un governo sarà testimoniato dalla nomina dei presidenti di Camera e Senato. Ma che valore hanno queste cariche all'interno dello scacchiere politico e quanto incidono sulla legislatura? Alessandra Camarca lo ha chiesto al costituzionalista professor Cesare Mirabelli. Sentiamolo. I presidenti della Camera e del Senato
devono avere autorevolezza, capacità di guida, rappresentare le assemblee e consentire di svolgere il loro lavoro nel migliore dei modi. Mi diceva che è fondamentale, diciamo, la loro autorevolezza per far dialogare le parti. Che cosa intende? Non c'è dubbio che devono essere, dovrebbero essere, dei personalità di indubbia autorevolezza, riconosciuti come tali da tutti, e nel tempo spesso anche chi è stato eletto non con i voti di tutti rappresenta poi nei fatti la intera assemblea. Si guadagnano sul campo questa capacità e questo riconoscimento. È da dire pure che il Presidente del Senato è supplente del Capo dello Stato, perciò ha un impegno ulteriore nella funzione che può assolvere in caso di impedimento del Capo dello Stato. Quindi non è detto che dal 23 marzo in poi capiremo di più e meglio cosa succederà? Si apre un periodo di colloquio necessario tra le diverse forze politiche e i gruppi parlamentari appena si costituiranno, e questo certamente è positivo perché abitua le diverse forze politiche a colloquiare, perciò ad avere un contatto diretto, talvolta non sulle strade, sulle piazze, nei teatri, ma nelle aule del Parlamento, nei gruppi parlamentari, e quindi crea un stile di azione che può essere utile anche ai fini del rapporto che ci deve essere per la costituzione di un governo. Torniamo adesso al tema di apertura. Come detto, scadrà lunedì il termine ultimo per la presentazione dei certificati di vaccinazione nelle scuole. E allora cosa succederà ai bambini che si presenteranno comunque in classe? Federico Plotti lo ha chiesto a Licia Cianfraglia dell'Associazione Nazionale Presidi. Sentiamo. Di tempo ce n'è stato, quello che andava fatto era chiaro da tempo e chi non si è messo ancora in regola sembra proprio aver fatto una scelta precisa per un motivo e per un altro, quella di non vaccinare i propri figli. L'Associazione Nazionale dei Presidi invita tutti i genitori inadempienti lunedì prossimo nelle regioni in cui è scaduto il termine per presentare la certificazione vaccinale a non portare i propri figli nei nidi e nelle scuole materne. Un appello fatto allo scopo di evitare tensioni e contrasti perché gli istituti scolastici non potranno far altro che respingere i bambini non ancora vaccinati, come prevede il decreto del Ministero della Salute. Vogliamo augurarci che non si creino situazioni di confusione, perché né gli insegnanti, né i presidi, né i bidelli sono gendarmi, e quindi auguriamoci che non ci siano problemi di alcun genere. La stragrande maggioranza dei bambini sono in regola e quindi andranno regolarmente a scuola. Quella minoranza che non ha ancora provveduto ha il tempo per farlo. Nel frattempo la legge prevede che i genitori non portino i bambini a scuola, e noi presidi abbiamo l'obbligo di far rispettare una legge che vuole appunto che nel rispetto di una legge dello Stato questi bambini non siano accolti. Come noto, non occorre che i bimbi siano già stati vaccinati, basterà anche presentare un certificato che attesti quantomeno che sia stato preso un appuntamento presso l'ASL di competenza per effettuare le vaccinazioni. Andiamo in Siria adesso, perché si intensificano le operazioni militari a Ghouta, il sobborgo di Damasco in mano ai ribelli e da anni sotto assedio delle forze governative. Offensive che, secondo l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, avrebbero provocato solo nell'ultimo mese quasi 1000 morti. Antonio Soviero. Continua l'avanzata dell'esercito siriano nel Ghouta orientale, la regione ribelle alle porte di Damasco. Le truppe governative hanno conquistato la città strategica di Mesraba, 10 km a est della capitale, e hanno piazzato l'artiglieria pesante nelle fattorie attorno a Douma e Arasta. Fonti locali parlano di incessanti bombardamenti in corso. Secondo la TV del regime, le forze lealiste bloccano la principale strada di collegamento tra la parte settentrionale e quella meridionale del Ghouta, tagliando le linee di rifornimento degli insorti. Questi smentiscono, ma è certo che hanno perso metà del territorio che controllavano precedentemente, e adesso il Ghouta è diviso in tre parti.
Continua intanto a salire il numero delle vittime civili, almeno 970, 250 i bambini, dall'inizio della massiccia offensiva del governo siriano il 18 febbraio scorso. Una cinquantina solo ieri, tra cui 14 donne e 10 bambini, secondo fonti mediche locali. A nord-ovest prosegue anche l'avanzata da Afrin dell'esercito turco e dei miliziani arabi alleati di Ankara. 850 chilometri quadrati, più di un terzo del totale, sono sotto il nostro controllo, afferma il presidente turco Erdogan. Questa la cronaca di oggi dalla Siria, che il 15 marzo, tra 5 giorni, entrerà nell'ottavo anno di guerra. E migliaia oggi pomeriggio hanno partecipato alla manifestazione antirazzista in ricordo di Idi Dien, il senegalese ucciso per caso a Firenze lunedì scorso. Il corteo è partito da Santa Maria Novella per arrivare sul luogo dell'omicidio, Ponte Vespucci. Ad organizzarlo è stata la comunità senegalese toscana, al cui fianco sono scesi oggi però anche tanti fiorentini. La marcia silenziosa è stata interrotta in poche occasioni da qualche coro che chiedeva giustizia. Idi Dien, lo ricordiamo, è stato ucciso da 3 colpi di pistola sparati da Roberto Pirrone, un pensionato fiorentino con problemi economici e non solo, che non riuscendo a suicidarsi ha deciso di rivolgere la sua arma verso il senegalese. Faremo una giornata funebre in ricordo di Idi, ancora una volta, ha detto il sindaco Nardella, sarà lutto cittadino. Il problema migranti resta al centro dell'agenda politica sia in Italia che in Europa e mentre il ministro dell'interno nigeriano a sorpresa si dice contrario all'invio di soldati italiani nel suo paese, l'Europa torna a fare i conti con il problema dell'accoglienza e della distribuzione di migranti. Maurizio Dischino. La fortezza Europa con i militari italiani ha avanzato il suo confine in Niger per fermare il flusso di migranti soprattutto dall'Africa occidentale, ma le autorità nigerine stanno reagendo in contraddizione tra di loro. Il ministro dell'interno Mohamed Bazoum ieri ha ribadito di aver appreso dai media la decisione del Parlamento italiano, votata il 17 gennaio scorso, di avviare una cooperazione militare anche con il Niger per contrastare terrorismo e migrazioni clandestine. Ma secondo il ministro italiano degli esteri Roberta Pinotti esistono 2 lettere firmate dall'omologo Kala Mutari con le quali il governo nigerino chiede il sostegno militare dell'Italia, quindi i ministri del Niger non potevano non sapere. Sta di fatto che una quarantina di militari italiani sono già in Niger per preparare il dispiegamento di 470 soldati, 130 mezzi terrestri e 2 aerei C-130, il tutto entro giugno anche via mare attraverso il Benin. Spesa prevista 49,5 milioni di euro per tutto il 2018. Come ha dichiarato la stessa Pinotti, le autorità del Niger vogliono che li aiutiamo ad essere capaci di controllare i confini. La solitudine nella gestione dei flussi migratori dal sud Europa ha messo in crisi il sistema dell'accoglienza dell'Italia a tal punto di influire sulle elezioni italiane di domenica scorsa e di avere ripercussioni sulle politiche xenofobe di paesi dell'est europeo. Infatti il voto italiano ha premiato anche coloro che si sono distinti con proclami anti-migrazioni e questo può rafforzare il premier ungherese Viktor Orban a dire ancora no alla redistribuzione dei rifugiati in Europa secondo il sistema delle quote. Una nuova bozza di compromesso sarà inviata entro martedì dalla Commissione europea ai 28 governi dell'Unione, ma proprio l'Ungheria guida il fronte di chi sta alzando il muro orientale della fortezza Europa. Ed ora una storia per raccontare, casomai ancora ce ne fosse bisogno, il bisogno che spinge uomini e donne a lasciare i propri luoghi di origine. Renderla pubblica stavolta sono gli operatori della Proactiva Open Arms, l'organizzazione non governativa spagnola che stanotte ha salvato 3 fratelli dal mare. 3 adolescenti fuggiti dalla Libia alla ricerca di cure per uno di loro, il più piccolo, appena 14enne, affetto da leucemia. Silvio Vitelli. Non era ancora arrivata l'alba stamane quando l'organizzazione non governativa spagnola Proactiva Open Arms ha intercettato un piccolo gommone al largo della Libia. Era in mare aperto, alla deriva, a bordo 3 giovanissimi fratelli. Uno di loro si chiama Allah, ha 14 anni e ha raccontato di essere malato di leucemia.
Notte felice nel Mediterraneo, racconta Oscar Camps, fondatore di Proactiva. Tre fratelli, prosegue, con un sacco di amore e 200 litri di benzina si sono messi in mare per avere la possibilità di dare al fratello, che ha la leucemia, la speranza di raggiungere un ospedale europeo. Veri eroi, conclude. E la stessa ONG ha twittato: salvataggio nel mezzo della notte di tre persone alla deriva. Allah, di 14 anni, malato di leucemia, e suoi due fratelli. Come deve essere la Libia e come si deve vivere lì se l'unica speranza di un bambino malato è la fuga in mare e l'Europa continua a nutrire quell'inferno. Reagiamo. La cronaca adesso ci porta in Calabria, dove con l'ultima operazione la polizia ha smantellato la cosca Pesce. È stato arrestato a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, l'ultimo latitante, Antonio Pesce, di 26 anni, ricercato da un anno per associazione mafiosa. Luigi Ferraiol. Era nascosto in un appartamento al centro di Rosarno, coperto da fiancheggiatori che monitoravano ogni movimento sospetto, però le precauzioni non sono servite. All'alba è finita la latitanza di Antonino Pesce, 26 anni, giovanissimo reggente dell'omonimo clan di 'Ndrangheta dei Pesce, decapitato in questi ultimi anni dalle inchieste della DDA di Reggio Calabria, e comunque potentissimo. Nonostante la giovane età, Antonino si era guadagnato i galloni di leader, sfuggendo alla cattura ad aprile dello scorso anno nell'ambito dell'operazione Recherche. Quando i poliziotti hanno fatto irruzione, si è arreso tranquillamente. Dopo l'arresto di Marcello Pesce, detto ballerino, capo strategico del clan, fermato nel 2016 dopo 6 anni di latitanza, il giovanissimo Antonino guidava il clan cadetto dei Pesce per conto dei boss in carcere. Negli ultimi anni la cosca si sarebbe occupata soprattutto di fornire i mercati ortofrutticoli del nord Italia, in particolare l'ortomercato di Milano, facendo arrivare dalla piana di Gioia Tauro agrumi e prodotti agricoli di ogni genere. Ogni attività commerciale nelle loro mani. Sono ancora 4 i superlatitanti italiani: Attilio Cubeddu, sardo, sequestratore e assassino; Marco Di Lauro, esponente del clan omonimo della Camorra; Matteo Messina Denaro, leader di Cosa Nostra; e Giovanni Motisi, capo del clan di Pagliarelli a Palermo. Tutti, eccetto Di Lauro, ricercati da oltre 20 anni. Un'altra piaga, per certi versi non meno dolorosa, ci porta invece a Roma. Parliamo delle buche che, passato il maltempo, sono rimaste tutte o quasi sulle strade della capitale. Per farvi capire le difficoltà e il dramma che vive ogni giorno, che vivono ogni giorno gli automobilisti e i motociclisti romani, Barbara Masulli ha fatto un giro per le strade della città. Sentiamo il suo racconto. Hai preso una buca? Adesso? Sì. Ma dove? Fai vedere? Questo ragazzo non è riuscito a evitare una delle 50.000 buche presenti sulle strade di Roma, tante ne ha censite il comune. Ha forato e ha perso il copricerchio. Pensava di averlo recuperato, pensava fosse quello, in realtà non era il suo, quindi evidentemente c'è qualcun altro che lo ha perso. Basta uno spostamento di pochi minuti in auto a Roma per capire quanto sia compromessa la situazione delle strade dopo le ultime alluvioni e nevicate. Nel giro di 2 chilometri contiamo decine di buche. Secondo il Codacons, il 93% delle strade romane è dissestato e il maltempo che si preannuncia per domani e lunedì non migliorerà certo le cose. È difficile andare in bici con tutte queste buche? Abbastanza. E certo che ci sono problemi, ci sono in macchina, pensate in bicicletta. Per tamponare l'emergenza qualche strada è stata rattoppata. Questo, ad esempio, era l'incrocio fra Battistini e Primavalle la scorsa settimana. Ci siamo tornati oggi a distanza di pochi giorni e lo abbiamo trovato così, ma si tratta di una soluzione precaria. Camminare è meno pericoloso che andare in auto, ormai a Roma, viste le buche. Eh sì, intanto ci prendiamo l'autobus sempre. Alcune si riescono a evitare, ma alcune se ci cadi dentro ci lasci veramente le ruote. Siamo in via Soriso, a 500 metri dalla fermata della metro Battistini. Quella che vedete è una delle tante buche che abbiamo trovato sulla nostra strada. Abbiamo preso il righello, l'abbiamo misurata e la profondità è di circa 8 centimetri e poi guardate quanto è grande. Dal Campidoglio fanno sapere che sta per essere attuato un piano di lavori straordinario che costerà 17 milioni di euro. Ci sarà in giro per la capitale una macchina che riempirà buche e voragini con materiali studiati per prevenire deterioramenti causati dalle infiltrazioni. L'ipotesi chiusura delle strade, ventilata dopo una lettera del Dipartimento Lavori Pubblici del Comune, invece sembra essere scongiurata. I cittadini però dovranno avere ancora molta pazienza.
Lo sport adesso, dopo la spettacolare cerimonia di apertura delle Paralimpiadi coreane, l'Italia già festeggia il suo primo podio nello sci alpino. Bellissimo bronzo per Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal, come ci racconta Marco Bergamaschi. Con una spettacolare ed emozionante cerimonia e l'accensione del braciere olimpico si sono aperte a Pyeongchang le 12esime Paralimpiadi invernali. Circa 600 gli atleti provenienti da 49 paesi che con le loro squadre hanno sfilato nello stadio e che da oggi fino al 19 marzo si affronteranno in circa 80 discipline nella stessa località della Corea del Sud, dove a febbraio si sono svolti i giochi olimpici invernali. Paralympians, you are here in record numbers. Atleti, dice il presidente del Comitato Internazionale Paralimpico, Andrew Parsons, siete qui con numeri da record, sfidatevi, divertitevi e continuate a raggiungere i vostri limiti, ma soprattutto continuate a sognare e che i vostri sogni si possano realizzare. Un evento carico di speranze e di pace anche per l'annuncio poche ore prima di un possibile storico vertice tra Corea del Nord e Stati Uniti dopo mesi di tensione. Anche se i team delle due Coree questa volta durante la cerimonia hanno marciato separatamente, il clima tra i due paesi e i loro rappresentanti ai giochi resta disteso e cordiale. 26 gli azzurri della spedizione italiana e ci hanno già regalato le prime grandi emozioni e soddisfazioni. Se nell'hockey la nostra squadra ha battuto all'esordio la Norvegia, nella discesa libera di sci alpino i trentini Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal sono saliti sul podio dopo aver ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria ipovedenti. Chiudiamo adesso con una bella storia di solidarietà. Arriva da Torino e si deve all'iniziativa di una parrocchia del famoso quartiere Lingotto. Si tratta di un ambulatorio a disposizione di persone disagiate, nato grazie all'audacia di un prete infermiere, di medici generosi e dei tanti volontari che aiutano chi non può permettersi di pagare il ticket. Gli invisibili del Lingotto, vecchio quartiere operaio di Torino, bussano qui all'ambulatorio della Misericordia. Sono anziani dimessi con la fretta bruciante dagli ospedali, padri e madri di famiglie impoverite dalla crisi, immigrati, gente finita in strada, i volti del disagio. C'è un prete infermiere che li aiuta e con lui 60 tra medici, specialisti, farmacisti, un popolo di volontari, tutti per uno, il malato che bussa. Italiani soprattutto che magari hanno perso il lavoro o sono in condizioni disagiate, non possono permettersi di pagare un ticket per delle visite mediche e quindi vengono e chiedono una consulenza ai vari specialisti che ci sono. Ci sono anche senza dimora per dei farmaci oppure persone normalissime. Perché non ce la fanno da soli? Non ce la fanno da soli, sì, sicuramente. Ma lei come si è trovato qui? Ma innanzitutto mi sono trovato bene. È un po' come restituire una parte di quello che uno ha avuto? Direi proprio di sì. Quattro stanze non lontane dall'ex fabbrica simbolo della Fiat, dal metro, dai saloni, dai congressi, un riparo per chi è fragile e solo, come gli ospedaletti del Novecento. Vengono a cercare le cure che non hanno più, che non possono pagare. Trovano primari, il calore dell'incontro, strumenti all'avanguardia, l'ultima scommessa di chi crede nella città dei santi. Insomma, una misericordia che si trasforma in opere concrete ed è di misericordia che è tornato a parlare oggi Papa Francesco ricevendo l'associazione francofona Fontana della Misericordia. Essere misericordiosi, ha detto il Pontefice, significa riscoprire l'incontro con gli altri senza girare lo sguardo quando si incontra la sofferenza dei fratelli. Il servizio di Francesco Durante. Mi incoraggio attraverso la vita fraterna e con l'aiuto dello Spirito Santo a far crescere una cultura della misericordia basata sulla riscoperta dell'incontro con gli altri, una cultura in cui nessuno guarda all'altro con indifferenza né gira lo sguardo quando vede la sofferenza dei fratelli. Richiama la lettera apostolica Misericordia et Misera Papa Francesco, accogliendo i membri dell'associazione svizzera Fontana della Misericordia, espressione di una comunità a doppia vocazione, laica e monastica, impegnata a promuovere una vita spirituale animata dalla preghiera e dalle opere di misericordia. Vi invito perciò a perseverare con costanza e regolarità nella preghiera. Voi lo sapete, è lì, nell'incontro cuore a cuore con il Signore, in ascolto della Sua parola,
che ci è dato di rinascere ogni giorno nell'acqua viva della sua misericordia, che scaturisce dal suo cuore aperto. Attraverso la vita sacramentale, ha concluso il Pontefice, possiate anche voi diventare testimoni della misericordia di Dio. E per tutti gli uomini una chiamata a riconoscere la bellezza e la gioia di essere amati da Lui. Era l'ultimo servizio, l'informazione torna alle 20:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento.